Ma sì, non ci ho capito molto, ma facciamo finta di sì. Quindi, ah, che stupido. Allora, facciamo così, quel video, quel pezzo di video lo taglio. E no, allora inizio da qua, tac. Beh, qui è facilissimo, chiaramente si vede la Tokyo Tower qui in fondo. È una cavolata unica arrivarci. Veramente facile, non serve neanche mappi, non mi sono stampato niente. Tanto perché sono qua proprio a caso. E perché tanto io Tokyo la conosco benissimo, queste zone le ho. Vedete anche questo palazzo da Dentsu. Qua io queste zone le conosco veramente bene, non ho bisogno di nessun tipo di mappa, non mi sono stampato Google Map, niente, proprio zero. Vado proprio a caso, perché voi quando arrivate a Tokyo, fregatevi, andate a caso, non è importante. Io non mi sono mai fermato a guardare una mappa, niente. Però vi faccio vedere tutti questi qui che fotografano, molto carini. Guardate. Tutti fotografano, quindi chiaramente anch'io non posso essere da meno e non fare una bella ripresa qui di questi palazzoni. Guarda che belle. Guarda anche questa che bella, sto posto qua è favoloso. Tornando a parlare di cose sensate, praticamente è abbastanza semplice, io mi ricordavo che era più o meno da quella parte, però non ero sicuro al 100%, facendo un video non è che posso andare a caso totale, quindi mi ero fermato un attimino, diciamo così, ma proprio un secondo, in realtà era un'ora che ero lì, no dai, non era molto, però è anche tardino, sono le 11 meno un quarto, vedo qui dietro sull'orologione di Shinbashi. Poi questo è bello perché ogni tanto quando gli gira un po', poi questo qui sopra è la Yurikamome, che praticamente voi potete andare anche nella prima carrozza e fare dei video mettendovi davanti, dei video bellissimi in cui sembra che voi guidate il treno. Sono dei video talmente belli che li fanno tutti e che io non ho mai fatto perché mi rifiuto di farli. Quindi vedete, questo praticamente è un orologione che di tanto in tanto quando gli gira scatta e bam, bim, bam, bam, e fa tipo una festa, ma lo fa quando scatta l'ora ovviamente. Quello non ho capito se stanno, sì, è una TV che sta facendo qualcosa. Classiche TV giapponesi, sì, solite cose. Andiamo ad inquadrare qualche personaggio. Se ne vedono parecchi in giro di televisioni. Vabbè. Andiamo, torniamo a parlare di noi. Tokyo Tower è laggiù. Qui dietro c'è la stazione di Shinbashi. Sta passando anche il treno. Io sono qui. Vi faccio vedere ancora un paio di statue in bronzo che ho, che vedo. Che a me non è che piacciono tanto queste statue, però qui a Tokyo mi danno un po' un senso bello. Ne ho filmate parecchie, e poi anche questa, vabbè, questa è arte contemporanea, boh, non si sa. Sta passando uno Shinkansen anche. Questa è una zona in cui se ne vedono parecchi. Poi ho visto anche su internet, adesso non mi ricordo il canale purtroppo. Beh, comunque magari ve lo linko sul mio sito www.marcotogni.it. Non mi ricordo il canale, dicevo, ma c'è un ragazzo che ha fatto un video, lui e la sua moglie, credo. Sono venuti a Tokyo e praticamente hanno fatto delle riprese qui dall'alto da un grattacielo, delle bellissime riprese dello Shinkansen che passa qui dietro. Però sì, questo video praticamente inizia con queste bellissime riprese, poi è un po' lui e sua moglie che girano di qua e di là.
Però mi è piaciuto perché è iniziato così bene, diciamo così. Poi vabbè, poi era carino, un po' simpatico dopo, no? Però la prima ripresa, questa dello Shinkansen, era molto bella. Qui c'è sempre questo problema di attraversare la strada, non ho mai capito bene come si possa fare. Praticamente bisogna andare di là, è di là la stazione, però qui ogni volta me ne invento una e ogni volta mi inchiodo. Infatti anche adesso mi sa che dovrò scavalcare. Cioè voi puntate comunque da questa parte, però non so se avete capito un po', se prendete appunti come dico sempre, poi le strade le capite. È chiaro che voi se guardate senza prendere appunti, solo così, non ci arrivate. E io ho anche un po' fame, a questo proposito mi verrebbe anche un po' di parlare di cucina italiana, cucina giapponese, perché gli italiani hanno un po' una presunzione di quella di dire che la cucina italiana è la migliore del mondo. Adesso so che voi direte, è ovvio, sì, un pochino, non è secondo me proprio ovvio, perché tante volte quello che è migliore per una persona, per altre non è il migliore, e se è la migliore per 40, 50, 60 milioni di italiani, per il resto del mondo magari non è la migliore. E c'è anche da dire che se voi pensate, cioè sicuramente voi pensate, ma in tutto il mondo apprezzano la cucina italiana. È vero, però secondo me dalla cucina italiana bisogna prendere alcune cose. Sicuramente, guardate anche questa immagine qua, con questo tempio e dietro il complesso. Dicevo, secondo me bisogna prendere da ogni cucina un po' di cose, di qua e di là e di qua. Per esempio, in Italia prenderei gli ingredienti, perché abbiamo delle cose che sono veramente favolose, per dire le olive, i tartufi, alcuni tipi di pane, la pasta, alcun tipo di pasta, perché poi la pasta alla fine la fanno buona anche in Cina, in Giappone, proprio la pasta intesa come pasta così, quella in scatola. E insomma anche le verdure, la frutta, questo sì è ottimo in Italia. Adesso non vorrei farmi vedere proprio del coban anche qua dietro di me che attraverso col rosso, però qui veramente un po' ci metterà una vita. Insomma le verdure, gli ingredienti diciamo così sono veramente ottimi in Italia, poi altre cose un po' stufano secondo me, tipo per dirvi, ecco verde, per dirvi il sushi è un piatto che mi piace moltissimo perché è leggero, perché voi ne potete mangiare tantissimo, comunque è calorico, cioè vi dà energia parecchia, vi riempie anche lo stomaco e anche alla lunga, insomma non è come mangiarvi, non so, un piattone di carne che poi dovete mangiarci la verdura. Cioè col sushi vabbè dovete mangiarvi la verdura per forza, però non potete mangiare ad esempio un chilo di carne ogni giorno, mentre il sushi magari se lo mangiate anche qualche giorno di fila, chiaramente alternando, insomma dà un apporto, un bilanciamento così buono, più che buono. E il sushi mi piace perché è leggero, e questa è una cosa molto molto buona secondo me della cucina giapponese, che spesso è leggera e fa bene così.